Ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, bentornati nella rubrica La parolaccia nel furgone. Ho un debito. Scusate il ritardo. Scusami il ritardo. Testa di cazzo, Salvatore D'Asaro. D'Asaro Salvatore Photographic. Pensa che un po' più lungo sto cazzo di nick, non potevi scriverlo, vaffa in culo. Testa pelata del cazzo che hai. Ma che cazzo fa? Tutti fotografi, adesso perché c'hanno un cazzo di cellulare in mano sono diventati tutti fotografi. Quest'altro è diventato fotografo, dai, dove cazzo stai? Dove cazzo stai? In Svizzera, in Austria, in Belgio, in Germania, dove cazzo stai anche te? Tutti ve ne scappate a questo bel paese, venite qua che qua si sta bene. Mica all'estero fa schifo, quasi sta bene, abbiamo dei politici seri, mica voi c'avete la merda c'avete, come la merda che c'avete nel cervello all'estero. Dovete venire qua in Italia che abbiamo bisogno di gente che paga le tasse, porca puttana. D'Asaro Salvatore, butta via quel telefono, altro che fotografo, te puoi fare il macellaio, vaffanculo. D'Asaro Salvatore Fotografi, quando devo leggere i tuoi messaggi, prima che leggo il nome, mi sono passati 50 messaggi. Vaffanculo, va! Che vattene a fanculo! Testa pelata! Fatti il parrucchino, che va di moda oggi il parrucchino! Imbecille! Ma vai a cagare, vai! Vai a cagare! Non capisci un cazzo, per 10 euro ti ho fatto aspettare una settimana per il video, perché 10 euro la prossima volta, se lo vuoi immediato, 50 euro anche te. Adesso aumenterò i prezzi, perché il cruscotto chiede pietà, porca puttana. Che porca puttana. Basta. Ecco, leggo il messaggio D'Asaro Salvatore Fotografico. Che cazzo, ormai il messaggio è passato di una settimana. Vedete un nome corto, D'Asaro, basta, chiuso, hai rotto il cazzo, vaffanculo, che vaffanculo. Mando un grosso abbraccio e un grosso bacione alla Céline, capito? Lui, meno male che c'hai Céline di fianco, perché se no non servi a un cazzo. Ciao Salvatore, ciao Céline, ciao.